Tibet, la dimora del Buddha, la terra delle nevi. Vivendo al cospetto delle montagne più alte del mondo, i tibetani sentono prepotentemente l'autorità del divino, ne avvertono la forza, il respiro. In questo mondo, rarefatto dalla quota, la vita degli uomini sembra avere un altro peso. Nascosti agli occhi del resto del mondo, persi tra le montagne dell'Himalaya, i tibetani hanno vissuto per secoli una totale armonia lungo i sentieri della spiritualità. Il confine tra Nepal e Tibet, oggi territorio della Cina popolare, è animato da un costante brulicare di piccoli commerci. I ruoli sembrano distribuiti secondo una sorta di naturale predisposizione etnica. Gli indiani guidano gli autobus. I cinesi fanno i commercianti. I nepalesi fanno i portatori. Nessun mezzo di trasporto privato ha il permesso di transitare sul ponte dell'amicizia costruito lungo il fiume Butekosi. Tutte le merci vanno scaricate da autobus e camion e trasportate a spalla oltre la dogana. Abbarbicata a 2300 metri, sull'altro versante della montagna, c'è Zangmu, animata cittadina. I cinesi Han, che vi abitano ormai da anni, svolgono funzioni militari ed amministrative legate alla frontiera sino-nepalese. Zangmu, prima dell'occupazione cinese, si chiamava Drum ed era un piccolo villaggio tibetano costruito a ridosso della foresta pluviale del Butekosi. Oggi i pochi tibetani che vi abitano fanno tutti i facchini alla dogana. Da Zangmu parte la Friendship Highway, la strada dell'amicizia che collega Kathmandu a Lhasa. Dal fondovalle, ricoperto da una lussureggiante foresta, la strada sale per 2000 metri di dislivello fino alla sommità del plateau del Tibet, superando passi a 5200 metri di quota. A ogni valico ci sono cumuli di pietre e bandierine votive chiamate Longda, cavalli del cielo. Portano stampate preghiere e immagini del Buddha. I tibetani le appendono in cima alle case, agli specchietti delle automobili, presso i corsi d'acqua e i valichi delle montagne. Servono a placare l'ira degli dei malefici e a purificare l'aria. Il rosario buddista è formato da 108 grani. Per ognuno il fedele pronuncia un'invocazione accompagnata dalla recitazione di un mantra. Il suono ipnotico del mantra è uno degli strumenti che il tantrismo utilizza
per raggiungere l'identità con una divinità della meditazione. In una grotta di questa valle viveva Milarepa, il San Francesco del buddismo lamaista, mago, mistico e santo tibetano. A lui sono dedicati questi mantra. La vita dei tibetani è ancora oggi permeata da una costante religiosità. Si prega sempre e dovunque, nei campi e nei vicoli, dove lo sterco di yak viene fatto essiccare. In nessun altro luogo al mondo la religione è vissuta con tale incessante fervore. I bambini tibetani, come del resto tutti i bambini del terzo mondo, sanno mantenere una condotta impeccabile. Anche durante la gita scolastica di fine anno riescono a starsene seduti ed in silenzio. Dorje fa il maestro elementare. In paese è un'autorità. È tibetano e ne va fiero. Il tasso di alfabetizzazione, dopo la riforma cinese, ha raggiunto il 60%, con l'apertura di 7.000 scuole. Prima solo i monaci potevano insegnare e la quasi totalità della popolazione non sapeva né leggere né scrivere. In Tibet, come nel resto dell'Asia centrale, si mangia poco e male. Il piatto principale è rappresentato dallo zampa, un impasto di farina d'orzo. Si beve tè senza zucchero e condito con burro rancido di yak. Qualche volta si mangia carne di capra essiccata, ma è un avvenimento e le zampe scarnificate vengono spesso tenute come ricordo, infilate tra le travi del soffitto. I cinesi, dopo aver conquistato l'inerme Tibet, lo gestirono con cieca arroganza, infilando una sequela impressionante di orrori ed errori. Uno dei più stupidi fu quello di convertire le piantagioni di orzo in quelle di grano. In un paese dove non crescono gli alberi ed accendere un fuoco è un grandissimo problema, la gente non poteva certo mettersi a cuocere il grano. Dovettero morire di fame migliaia di bambini prima di tornare all'orzo, per il quale non servono i forni. Rongbuk è costruito a oltre 5.000 metri di quota ed è il monastero più alto del Tibet. Vi abitano ora 10 monaci e 20 monache che vivono in alloggi separati ma che usano la stessa sala di preghiera e si dividono i lavori anche i più pesanti. Venne costruito agli inizi del 1900 da un lama dell'ordine Nyingmapa, l'ordine monastico più antico del Tibet. Le monache, quasi tutte novizie, su ordine del lama, hanno iniziato i lavori di ricostruzione di un vecchio chorten andato distrutto. I chorten, o stupa, sono torri piene, all'interno delle quali vengono conservate reliquie, testi sacri, ceneri dei lama santificati. Le monache hanno avuto ordine di ricostruirlo in un punto più elevato. Ci vorranno mesi, ma le pietre e la volontà non mancano. Il monastero di Rongbuk è costruito ai piedi della montagna più alta del pianeta, che i tibetani chiamano Komolangma, dea madre dell'universo, l'Everest.
Il Tibet, la terra delle nevi, uno dei luoghi più sacri e spettacolari del nostro pianeta, paradiso buddista di tesori nascosti. Per secoli il Tibet è rimasto isolato dal resto del mondo, protetto dalle montagne dell'Himalaya. Per secoli Lhasa è rimasta una città proibita. Universo d'aria e di pietra, mondo di preghiere recitate dal vento, paese della spiritualità, paese del Buddha vivente. Tibet è un altopiano vastissimo che si estende oltre i 4.000 metri di quota, circondato dalle impressionanti muraglie nevose del Karakorum ad ovest, del Nunkun a nord e dell'Himalaya a sud. Tutto sembra possedere una propria sacralità. Una energia che nasce dalle preghiere dei pellegrini che si espandono nei cieli d'alta quota e compenetrano la terra. In Tibet tutto è preghiera. Si prega nei monasteri, sulle montagne, nei campi coltivati ad orzo, nei vicoli e nelle piazze di Lhasa. Lhasa è l'anima del Tibet, la dimora abbandonata del Dalai Lama, meta di pellegrinaggio e città santa. Molte cose sono cambiate da quando i cinesi, nel 1950, occuparono Lhasa. Tutti i luoghi di culto allora vennero profanati, incendiati, distrutti, ma il credo lamaista ha continuato ad ardere, alimentato da una fede incrollabile. Lhasa appare così, una anonima città asiatica costruita secondo i dettami urbanistici della Cina popolare. Vi abitano 150.000 persone e i tibetani rappresentano ormai la minoranza. Dopo l'occupazione, il governo di Pechino offriva un salario maggiorato del 30% a chi accettava di trasferirsi in Tibet. 50.000 cinesi Han si aggiunsero ai militari già a distanza nella città. Vennero inaugurati zuccherifici, vetrerie, fabbriche di tappeti, ma i tibetani non si adeguarono alle nuove proposte di vita produttiva. A distanza dei 50 anni, su 100 operai, solo 8 sono tibetani. Il governo di Pechino ha fatto di tutto per snaturare l'anima sacra della città, ma invano. Lhasa ha mantenuto intatto il suo fascino di città sacra. Il circuito di pellegrinaggio del Barkor parte dal grande incensiere in cui vengono bruciate erbe aromatiche. Segue in senso orario gli 800 metri perimetrali attorno all'antico monastero del Jokhang. Alcuni pellegrini, per lo più giovani monaci, compiono il kora, il giro attorno al tempio in prostrazione. Il Barkor è nel contempo il cuore spirituale ed il centro commerciale più importante per i tibetani.
Anche se le guardie cinesi impediscono ai pellegrini tibetani ogni genere di assembramento e le telecamere scrutano la piazza 24 ore su 24, il Bar Kor resta il punto di raccolta storico per i pellegrini che qui si riversano provenienti da ogni angolo del paese. I pellegrini azionano a mano il Kor Lo, il piccolo cilindro di preghiera. È la rappresentazione del Chorten, il tempio, mentre il peso legato alla catenella simboleggia il pellegrino che compie il Kora. Incollati all'interno del cilindro ci sono fogli storiati di mantra e sutra che, secondo la liturgia tibetana, si liberano meccanicamente dal Kor Lo espandendosi nell'aria. Sulle bancarelle si trova tutto ciò che può servire: pietre ed incensi, stoffe e sciarpe di preghiera, souvenir del Potala. Ma le bancarelle attorno alla piazza del Bar Kor appartengono quasi tutte ai cinesi. I tibetani sono ancora molto molto timidi per fare grossi affari con pellegrini e turisti. Sulla piazza del Bar Kor non mancano anche gli stridenti contrasti tra vecchio e nuovo. Il tempio di Jokhanga Lhasa rappresenta per un buddista ciò che San Pietro a Roma rappresenta per i cristiani. È il centro di culto più importante. La prostrazione è l'atteggiamento gestuale di preghiera più radicale, forma massima di sottomissione. Gettandosi a terra, il fedele si oppone diametralmente a ciò che sta in cielo. Non usano la preghiera come momento di emozione collettiva. I tibetani pregano in solitudine. Non hanno alcuna richiesta da fare al Buddha. Niente guarigioni, protezione e successo. Per i tibetani, la preghiera è semplicemente un'intima sequenza di sillabe luminose che porta all'elevazione del proprio spirito verso il divino. Lo Jokhang è il più venerato dei templi tibetani. Venne costruito nel VII secolo sopra un antico laghetto nel quale, si dice, sia scritto il futuro del mondo. Il monastero, costruito in stile nepalese Newari, venne profanato, saccheggiato e distrutto dalle guardie rosse. Restaurato negli anni Ottanta, fu riaperto qualche anno più tardi ai monaci, ai fedeli e ai turisti. I pellegrini arrivano al Jokhang provenienti da ogni parte del paese, dalle province cinesi del Sichuan e Gansu e persino dalla Mongolia. Ai lati della ruota del Dharma, la legge divina, sono spesso raffigurati due cervi in ricordo del giardino in cui il Siddhartha, il Buddha giovane, tenne il suo primo storico sermone parlando del senso della vita. Al pomeriggio i monaci
si ritrovano sui piani superiori del monastero, dove avvengono vivaci dispute su complessi temi teologici. Posta in alto, a picco sull'asa, c'è una fortezza di pietra, oro e paglia, l'emblema del Tibet, la dimora dei Dalai Lama. Il Potala, uno dei palazzi più straordinari dell'intero Oriente. Rinchen ha 32 anni. Sua madre, Yamazo, 60. È la prima volta che salgono al Potala. Per arrivare a Lhasa dal loro villaggio nel Tibet occidentale, hanno viaggiato 12 giorni sul cassone aperto di un camion. Il Potala è alto 130 metri e venne costruito a cominciare dal VII secolo. A metà del 1600 divenne la dimora ufficiale del dio re dei tibetani, il Dalai Lama, oggi in esilio. Oggi il Potala è stato trasformato dai cinesi in museo per i turisti, ma per i fedeli tibetani è rimasto uno straordinario luogo di culto e pellegrinaggio. Vedere la Sacra Lhasa e salire al Potala rappresenta per un pellegrino tibetano una emozione difficile da immaginare. Per Yamazo e suo figlio Rinchen, questo momento resterà per sempre. Luminoso ricordo capace di dare un senso alla vita dura, ma serena, dei tibetani. Popolo che ancora oggi sembra vivere di preghiera.